In questo studio sui falsi profeti abbiamo visto che il pericolo più grande sia per la vita eterna dei credenti che con tutto il cuore vogliono seguire il Signore e sia per coloro che vogliono conoscere la verità sono i falsi profeti e le false dottrine che oggi più che mai si stanno diffondendo nella Chiesa. Hello, welcome to my world where is natural supernatural. I'm so excited about our show because some 30 years ago uh, there was a problem that pervaded believers. It was called legalism. But you know what humans do? They rebel and they go from legalism to something new, which is called hyper grace. The grace message is wonderful, but the hyper grace message credo potrebbe essere la deception La falsa dottrina più pericolosa, che già è molto diffusa nella Chiesa, è sicuramente quella che abbiamo visto adesso, che viene definita ipergrazia. La dottrina dell'ipergrazia si basa su cinque punti fondamentali. Uno crede nella teologia dell'esenzione. Una volta salvato e nato di nuovo, il credente è esente dal giudizio del peccato perché il suo castigo è caduto interamente su Gesù, quindi non può perdere la salvezza. 2. Crede che il peccato può causare solo danni alla nostra vita terrena, ma non a quella eterna. 3 crede che nel momento che Gesù ha adempiuto la legge, il credente non è più sotto la legge di Dio e quindi non è chiamato ad osservarla. 4. Il pentimento e la confessione dei peccati non sono più necessari dopo che siamo stati salvati. 5. La salvezza viene presentata come facile e permanente. I credenti che seguono questa falsa dottrina non lo fanno perché è conforme alla parola di Dio ma perché è insegnata da persone carismatiche e famose nel mondo come Joseph Prince che abbiamo trattato nel capitolo 6 dello studio. Anche qui in Italia purtroppo questa dottrina ha preso molto piede grazie a persone che si sono fatte sedurre da questa dottrina e soprattutto grazie a quest'uomo, Walter Biancalana, che in assoluto è quello che si sta dando più da fare per diffondere in tutta la nazione questo pericolosissimo falso messaggio. Quasi ogni settimana Biancanano organizza incontri in città diverse, dove espone la sua visione completamente distorta del Vangelo di Cristo, della grazia, della giustizia, della legge, del pentimento e del ravvedimento, portando molte persone a credere in un falso Vangelo e molti credenti a rischiare la salvezza. Ma andiamo per ordine, cominciando a parlare del ravvedimento. Cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento è stato il primo soggetto della predicazione di Gesù. Marco 1, 14, 15 Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo «Il tempo è compiuto». E il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. La parola ravvedimento deriva dal greco metanoia, che vuol dire cambiamento di mentalità e di intenzione. È la tristezza che si prova per i propri peccati ed il dolore per aver offeso Dio. Dopo l'ascolto della predicazione del Vangelo e la convinzione di peccato ad opera dello Spirito Santo, è il riconoscere spontaneamente di aver condotto una vita di disobbedienza, trasgressione e ribellione nei confronti di Dio e della sua parola, provare profondo dispiacere per ciò che si è fatto e avere il desiderio di cambiare per sottomettersi a Dio e alla sua parola. La fede che ne sussegue è l'elemento indispensabile per ottenere la salvezza. Ma per avere valore davanti a Dio, deve essere accompagnata da un vero ravvedimento. Un esempio molto, molto eloquente lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 19. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche costui è un figlio di Abramo. Luca 19, 8, 9. Chi porta l'uomo al ravvedimento è Dio stesso, che tramite il suo Spirito convince l'uomo di peccato facendogli provare profonda tristezza per ciò che ha fatto e spingendolo a credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere il perdono e la salvezza. Giovanni 16:8. E quando sarà venuto lo Spirito Santo, Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ovvero, disprezzi la ricchezza della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Romani 2,4 Il ravvedimento completo e il riconoscimento di tutti i nostri errori passati e presenti è impossibile che avvenga al momento della salvezza. Questo perché abbiamo fatto e facciamo abitualmente cose sbagliate di cui non siamo neanche consapevoli. Ecco perché è importantissimo avere una costante e continua attitudine di ravvedimento e di pentimento per crescere spiritualmente. Più staremo in comunione col Signore, più conosceremo e metteremo in pratica la parola di Dio, e più lo Spirito Santo ci farà vedere dove ancora sbagliamo e le aree in cui dobbiamo ancora cambiare. Confessando e chiedendo perdono, quando queste emergono, otterremo la grazia di Dio, il suo perdono e una graduale crescita spirituale. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Prima Pietro 2.1.2. Questo processo si chiama santificazione ed è indispensabile per mantenere la salvezza. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ebrei 12.14. Il ravvedimento quindi è un elemento fondamentale sia per ottenere la salvezza che per mantenerla. È infatti il primo elemento del fondamento della dottrina cristiana. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione senza di porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ebrei 6:1-2. Questo pilastro fondamentale per la salvezza è stato completamente distorto e manipolato dai predicatori dell'ipergrazia, i quali insegnano che per essere salvati basta semplicemente credere. Now the preachers of three, free grace are saying the only thing you need do is believe and that's something you do inside you it's nothing to do with any actions and there's no need for repentance to be saved and this teaching is now spreading around the world from singapore and from here in america no repentance you can be saved without repentance you can be even be saved without any deeds of faith you only need to believe inside and that's it furthermore they go on to teach That not only are your past sins forgiven, but all your future ones are also forgiven at the same time. In other words, there's nothing you need to do to be saved. L'unica volta. Anche Walter Biancalana ha completamente distorto il significato del ravvedimento, insegnando una falsa dottrina pericolosissima per la salvezza. Vediamo. Un argomento che è molto dibattuto, che riguarda. Il eh, ravvedimento mm, è uno dei punti su cui eh, ho avuto modo, grazie a Dio, di cambiare anche idea. Eh, normalmente, questo è anche quello che mi era stato insegnato, che è stato insegnato alla maggior parte di noi, si eh, pone il ravvedimento, o pentimento, che poi è la stessa cosa, come fondamento per nascere di nuovo, quindi per essere salvati, per eh, avere il perdono dei peccati. Questo eh, verbo, ravvedersi, è eh, metanoein e precisamente metanoein vuol dire letteralmente cambiare modo di pensare. Però, è qui che vi chiedo di mettere attenzione, esiste un mm, verbo in greco che si trova nel Nuovo Testamento, e anche nei Vangeli, che è il verbo propriamente che indica il pentimento. E questo verbo è metamellein, state attenti, metanoein è cambiare quello che si pensa, metamellein è cambiare quello che si fa, cioè il vero pentimento, perché il pentimento non è soltanto dire ho sbagliato a fare qualcosa, è anche cambiare vita. E questo Verbo pentirsi, metamelle, si trova nel Nuovo Testamento, ma si trova in un posto soltanto, una volta sola si trova e si trova in quell'episodio in cui ci viene raccontato che Giuda. Eh, dopo aver eh, ricevuto i 30 denari per aver venduto Gesù, si pentì e andò dagli anziani del, del Tempio per restituire i soldi che aveva avuto. E propriamente ha scritto: Giuda si pentì. E quel verbo è metamelle l'unica volta, attenti qui che il verbo pentirsi, cioè metamele, incompare nei quattro Vangeli, finisce non con la vita ma con la morte. Perché è scritto qualche versetto dopo che Giuda si pentì e andò ad impiccarsi. Cioè il pentimento non ha prodotto vita, ma ha prodotto morte. Il pentimento mette l'accento sulla colpa. Quando tu ti penti di qualcosa, stai vedendo ciò che è sbagliato. E questo fa scaturire la condanna. Che cosa è invece questo verbo metanoein, eh, ravvedersi, o meglio, cambiare pensiero? Noi scopriamo, se leggiamo veramente attentamente tutto il Nuovo Testamento, che questo verbo compare soltanto quando il Vangelo viene predicato ad ebrei, mai ai gentili. E perché eh, Gesù predicava il regno e diceva, cambiate modo di pensare, credete al Vangelo? Perché gli ebrei venivano dalla legge. Ed erano abituati al sistema della legge, al modo di pensare della legge. Il principio della legge è se tu fai, Dio fa. Gesù stava dicendo, cambiate modo di pensare, smettete di ragionare secondo la legge perché Mosè è morto, il tempo della legge è passato, è arrivata la grazia nella mia persona e la grazia funziona sul credere, non sul fare. E quando Pietro ha predicato e ha detto, ravvedetevi dunque, metamellete. Cioè, cambiate modo di pensare e credete eh, ai 3000 di Pentecoste, stava parlando ad ebrei che venivano dalla legge. Ma mai si trova questo passo, questo verbo, nella parola metanoia che indica il cambiamento di mentalità quando il Vangelo è predicato ai Gentili. Perché i Gentili, cioè noi non ebrei, non dovevano ravvedersi dalla legge. E non dovevano nemmeno ravvedersi dai loro peccati, perché il Vangelo non pone l'attenzione sul tuo peccato, il Vangelo pone l'attenzione sul lavoro finito di Gesù Cristo sul Calvario, per la mia e per la tua salvezza. Chiunque avrà creduto con il proprio cuore e avrà professato con la propria bocca Gesù come Signore sarà salvato e non nomina il pentimento. Ma questo vivere di pentimento non è il Vangelo. Tant'è vero che quel verbo metamellein, in pentirsi compare nei Vangeli, l'unica volta compare nella vita di Giuda ed il frutto non è stato la vita o il rabbedimento, ma è stata la morte. Lascia le opere, smetti di pensare che Dio si relazioni con te per quello che tu fai o per quello che tu non fai, Dio si relaziona con te per quello che il suo figlio... Ha fatto per te. Dio ha tanto amato mette affinché chiunque, da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede e non mette pentirsi, affinché chiunque crede in Lui ha vita eterna. Quindi noi non possiamo vivere di pentimento. Il pentimento ti porta a guardare le tue colpe. E quando tu guardi le tue colpe rimarrai inchiodato alle tue colpe, al tuo passato. Ravvediti vuol dire cambia modo di pensare, non importa che tu ti penta dei tuoi peccati, perché... Eh, non ha senso, perché quando tu li hai compiuti, li volevi compiere, o comunque li hai compiuti per debolezza, Dio lo sa, il sangue di Gesù Cristo non ha bisogno che tu aggiunga qualcosa. Ricorda che tu non vieni perdonato quando chiedi perdono a Dio, perché Dio si è già riconciliato con te da duemila anni, non sta aspettando le tue lacrime di pentimento, Dio sta aspettando che tu accetti quell'abbraccio per ritornare, e quell'abbraccio di ritornare è semplicemente dire io credo. Gesù, che tu hai pagato il prezzo dei miei peccati, ho ascoltato il Vangelo, ti accetto come il salvatore necessario alla mia vita e nasco di nuovo dallo Spirito Santo. Non c'è bisogno di pentirsi, c'è bisogno di cambiare mentalità. Lascia la legge e le opere morte. È solo per fede affinché sia per grazia. Analizzando punto per punto questo video sul ravvedimento, scopriremo perché con tanta premura il Signore avverte i Suoi discepoli di stare attenti a non farsi sedurre dai falsi profeti, al fine di non perdere la salvezza. È buono ricordare che la parola sedurre deriva dal greco planao, che vuol dire essere ingannati, allontanarsi dalla verità, essere condotti nell'errore e peccato che è proprio quello che fanno i falsi profeti a danno dei credenti. L'unica volta, attenti qui, che il verbo pentirsi, cioè metamele, compare nel, nei quattro Vangeli, finisce non con la vita ma con la morte. Perché è scritto qualche versetto dopo, che Giuda si pentì e andò ad impiccarsi. Cioè il pentimento non ha prodotto vita ma ha prodotto morte. Il pentimento mette l'accento sulla colpa. Quando tu ti penti di qualcosa stai vedendo ciò che è sbagliato e questo fa scaturire la condanna. Biancalana qui sta facendo una pericolosissima opera di manipolazione. Infatti ha detto che il verbo pentirsi, metamelo mai, appare una volta sola nei quattro Vangeli e non finisce con la vita, ma con la morte, riferendosi a Giuda, che dopo essersi pentito per aver tradito Gesù, andò ad impiccarsi affermando che il pentimento, mettendo l'accento sulla colpa, fa scaturire la condanna e produce la morte. Questo concetto è completamente falso e antibiblico. Innanzitutto non è vero che il verbo metamelo mai appare una sola volta nel Nuovo Testamento. Appare tre volte nei Vangeli e tre volte nelle Epistole. Nel Vangelo di Matteo lo troviamo due volte nello stesso brano dove Gesù racconta la parabola dei due figli. Leggiamo: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e, rivolgendosi al primo, disse: Figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose: Non voglio. Più tardi, però, pentitosi, vi andò. Poi, rivoltosi al secondo, gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose e disse, Sì lo farò, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Essi risposero, Il primo. Gesù disse loro, In verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno dei cieli, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, mentre i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto. E voi, nemmeno dopo aver visto queste cose, vi siete ravveduti per credergli. Matteo 21-28-32. Il primo figlio, all'inizio, fu disobbediente e disse no al padre per andare nella vigna. Ma poi, pentitosi, si ravvide, metamelo mai, e vi andò. Quindi il pentimento e riflettere su ciò che stava facendo di sbagliato, non hanno fatto scaturire la condanna come afferma Biancalana. Lo hanno portato a dispiacersi per ciò che aveva fatto nei confronti del padre, a meditare sul suo comportamento e a decidere di cambiare dal peccato alla sua volontà e dalla morte alla vita. E non hanno prodotto morte come afferma Biancalana. Lo stesso atteggiamento lo abbiamo visto in Zaccheo che dopo aver riflettuto su ciò che di sbagliato stava facendo, scelse di ravvedersi e di rimediare ai suoi peccati. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è un figlio di Abramo. Luca 19, 8-9 Dopo il racconto della parabola dei due figli, abbiamo visto che Gesù riprende gli scribi e i farisei perché non si sono ravveduti, metamelo mai, alla predicazione di Giovanni Battista, a differenza dei pubblicani e delle meretrici, che, essendosi ravveduti e convertitisi per fare la volontà di Dio, sarebbero entrati nel regno dei cieli. Quindi è evidente che il pentimento e il ravvedimento dai peccati è indispensabile per la salvezza. Un altro esempio che smentisce ciò che afferma Biancalana lo troviamo in Seconda Corinzi al capitolo 7. Dopo aver mandato la prima epistola molto severa, che rimprendeva e ammoniva i corinzi per i loro peccati e per la loro condotta riprovevole, Paolo non si pentì permettamelo mai di averlo fatto perché aveva prodotto tristezza, ravvedimento e cambiamento in quella chiesa. Leggiamo. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne pento, benché me ne fossi pentito, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra? La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce morte. 2 Corinzi 7, 8, 10. Da ciò che abbiamo letto, notiamo che la riprensione e l'esortazione di Paolo ai Corinzi per la loro condotta peccaminosa e contraria alla parola di Dio li ha rattristati e li ha portati a ravvedersi dai peccati e a cambiare. È evidente quindi che il ravvedimento è fondamentale per essere liberati dal peccato che si sta commettendo, come in questo caso, perché il ravvedimento secondo Dio produce vita e non morte. Viene allora da chiedersi: perché il pentimento di Giuda lo ha condotto alla morte? Sia Pietro che Giuda tradirono il un Signore. Uno rinnegandolo dopo aver dichiarato di essere pronto anche a morire per lui, e l'altro vendendolo per 30 denari. La differenza è in ciò che scelsero di fare dopo. Pietro si pentì verso il Signore, e seppur pieno di vergogna, non se ne andò e tornò dagli apostoli e dai discepoli. Giuda si pentì confessando il suo peccato verso gli scribi e non verso il Signore, abbandonando sia Lui e sia gli apostoli e i discepoli. Se non si fosse suicidato, fosse tornato dagli apostoli e si fosse umiliato chiedendo perdono, pensate che Gesù non lo avrebbe perdonato come ha perdonato Pietro? Infatti, nonostante il dolore che stava provando anche per il tradimento che Giuda stava attuando con malvagia ipocrisia, fino alla fine lo amò e lo trattò da amico tendendogli la mano e dandogli la possibilità di ravvedersi. Ecco cosa gli disse quando arrivò con i soldati. E in quell'istante, accostandosi a Gesù, gli disse, salve maestro! e lo baciò caldamente. E Gesù gli disse, amico, cosa sei venuto a fare? Allora essi accostatesi a Gesù, gli posero le mani addosso e lo presero. Matteo 26, 49, 50. Che cosa è invece questo verbo metanoein, eh, ravvedersi, o meglio, cambiare pensiero? Noi scopriamo, se leggiamo veramente attentamente tutto il Nuovo Testamento, che questo verbo compare soltanto quando il Vangelo viene predicato ad ebrei mai ai gentili. E quando Pietro ha predicato e ha detto, ravvedetevi dunque ai tremila di Pentecoste, stava parlando ad ebrei che venivano dalla legge. Ma mai si trova questo passo, questo verbo, nella parola Metanoia, che indica il cambiamento di mentalità, quando il Vangelo è predicato ai gentili. Perché i gentili, cioè noi, non ebrei, non dovevano ravvedersi dalla legge. E non dovevano nemmeno ravvedersi dai loro peccati, perché il Vangelo non pone l'attenzione sul tuo peccato, il Vangelo pone l'attenzione sul lavoro finito di Gesù Cristo sul Calvario, per la mia e per la tua salvezza. Quello che il Signore desidera è che le persone che lo amano con tutto il cuore leggano tutto il Nuovo Testamento per conoscere la verità su ciò di cui Biancalana sta parlando e per capire quante menzogne sono state dette e insegnate in questo video. Innanzitutto, non è vero che il verbo metanoia non si trova nel Nuovo Testamento quando il Vangelo è predicato ai Gentili. Andiamo a vedere dove è presente questo verbo in riferimento proprio a loro. Dopo che Pietro spiegò ai fratelli della conversione del centurione Cornelio, che era un romano pagano, è scritto, udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Atti 11-18. In Atti 20-21 è scritto. Dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signor nostro Gesù Cristo. Atti 26-19-20 Perciò, o oh Re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai Gentili, ho annunziato di ravvedersi e convertirsi a Dio. Facendo opere degne di ravvedimento. Qui vediamo che Paolo non solo predicava di ravvedersi sia ai giudei che ai gentili, ma anche di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Il ravvedimento e cambiamento di mentalità che Dio intende non è quello che falsamente fa credere Biancalana che ha a che fare con il ravvedimento dalla legge. Ma quello che ha a che fare col peccato e con le opere malvagie che abbiamo compiuto, smettendo di farle per fare ciò che è gradito a Dio, obbedendo alla Sua parola. Dio stesso, infatti, spinge le persone al ravvedimento. Ovvero, disprezzi le ricchezze della Sua benignità, della Sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Ma tu, per la tua durezza ed il cuore impenitente ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere. Romani 2, 4 6 Vediamo cosa intende la scrittura per spingere a ravvedimento e quali sono le opere degne di questo secondo Dio. Quando io invece dico all'empio tu morirai sicuramente se si allontana dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, se l'Empio rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato e cammina secondo gli statuti della vita, senza commettere l'iniquità, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuno dei peccati da lui commessi sarà più ricordato contro di lui. Egli ha compiuto ciò che è retto e giusto, e certamente vivrà. Ezechiele 33, 14, 16 Queste sono le opere degne di ravvedimento per Dio che l'esempio di Zaccheo conferma. Ma questo vivere di pentimento non è il Vangelo. Tant'è vero che quel verbo metamellein, pentirsi compare nei Vangeli. L'unica volta compare nella vita di Giuda ed il frutto non è stato la vita o il ravvedimento, ma è stata la morte. Dio si relaziona con te per quello che il Suo Figlio. Ha fatto per te. Dio ha tanto amato me, e te, affinché chiunque crede e non mette a pentirsi affinché chiunque crede in Lui ha vita eterna. Quindi noi non possiamo vivere di pentimento. Il pentimento ti porta a guardare le tue colpe e quando tu guardi le tue colpe rimarrai inchiodato alle tue colpe, e al tuo passato. Non importa che tu ti penta dei tuoi peccati, perché eh, non ha senso. Ricorda che tu non vieni perdonato quando chiedi perdono a Dio. Perché Dio si è già riconciliato con te da duemila anni, non sta aspettando le tue lacrime di pentimento. Non c'è bisogno di pentirsi, c'è bisogno di cambiare mentalità. Lascia la legge e le opere morte. È solo per fede, affinché sia per grazia. Anche qui Walter Biancalana ha detto delle cose false e antibibliche. Andiamo a vederle con la scrittura. 1. Questo vivere di pentimento non è il Vangelo. Il vivere di pentimento invece è proprio ciò che insegna la parola di Dio. Gesù nella preghiera del Padre nostro ha insegnato a chiedere perdono quotidianamente. Luca 11:4. E perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni debitore e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guardate cosa ha insegnato il Signore in merito a chi pecca nella chiesa e rifiuta il pentimento. Matteo 18, 15, 17 Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Non solo qui Gesù ha detto che il pentimento è indispensabile per avere il perdono dei peccati, ma ha insegnato a trattare come un idolatra e un ladro colui che pecca, rigetta la correzione e rifiuta di pentirsi. Giacomo ai fratelli scrive: Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Avvicinatevi a Dio e Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Giacomo 4, 4 e 8. La Bibbia non insegna che i nostri peccati sono perdonati automaticamente. Ogni giorno dobbiamo pentirci, confessarli a Dio e chiedere perdono. Prima Giovanni 1.8.9 dice, Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 2. Dio ha tanto amato me e te affinché chiunque crede e non mette a pentirsi, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quando Gesù ha detto che chi crede in lui ha vita eterna, di cosa stava parlando? Davvero basta credere che Gesù è morto per i nostri peccati e accettare con una preghierina questo dono senza ravvedersi dalle nostre trasgressioni e convertirsi a Dio? Assolutamente no. Vediamo cosa ha detto Gesù. Poi disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Ma chi non ha creduto sarà condannato. Marco 16, 15, 16. Ma a cosa dobbiamo credere? Ecco la risposta. E disse loro, così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Luca 24, 46, 47. Dobbiamo credere a ciò che il Signore ha ordinato agli Apostoli di predicare riguardo la nostra condizione di peccatori, ravvederci, convertirci a Dio, credere nel Signore per essere salvati, fare opere degne di ravvedimento e scegliere di camminare in obbedienza alla Sua parola. Consideriamo di nuovo le parole dell'Apostolo Paolo, atti 26, 19-20. Perciò, o re Grippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai Gentili, ho annunziato di ravvedersi e convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Quindi l'Apostolo Paolo, per far credere le persone affinché fossero salvate, predicava il ravvedimento, la conversione a Dio e il fare opere degne che lo dimostrassero. Vediamo un esempio di ciò che hanno fatto gli abitanti di Efeso che avevano creduto al messaggio che Paolo aveva predicato in obbedienza al Signore. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura e il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti, e, calcolatene il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Atti 19, 17, 19 Cosa facevano coloro che avevano creduto ad Eveso? Confessavano e dichiaravano le cose che avevano fatto e bruciavano i libri delle arti occulte. Questo è un principio molto importante. Colui che ha creduto al messaggio del Vangelo che esorta al ravvedimento e alla conversione e si pente dei propri peccati, manifesta il suo pentimento facendo spontaneamente opere degne di questo e le espone pubblicamente come hanno fatto questi uomini e come ha fatto anche Zaccheo nell'esempio che abbiamo visto prima. Questo per il Signore è credere in Lui. Nella Bibbia è scritto, Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confesse e le abbandona otterrà misericordia. Proverbi 28:13. Quindi, al contrario di ciò che dice Biancalana, chi crede al Vangelo si ravvede, si pente e confessa i propri peccati. La Bibbia insegna che la confessione pubblica dei propri peccati è il segno del vero ravvedimento. 3. Non importa che tu ti penta dei tuoi peccati perché non ha senso. Ricorda che tu non vieni perdonato quando chiedi perdono a Dio, perché Dio si è già riconciliato con te da duemila anni. Non c'è bisogno di pentirsi. L'insegnamento che non importa che tu ti penta dei tuoi peccati e non c'è bisogno di pentirsi è un insegnamento clamorosamente falso e pericolosissimo per i credenti per la perdita della salvezza. La Bibbia ci esorta a stare molto attenti al peccato e ci avverte di non tornare a vivere in esso. Romani 6, 1, 2 Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia, niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? In ebrei è scritto: State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Ebrei 3, 12-13 Nella sua immensa grazia, Dio ci dà sempre l'opportunità di pentirci e confessare al Signore per essere perdonati. Se diciamo di essere senza peccato, Inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 1.8.9. Al contrario di ciò che afferma Biancalana, per coloro che peccano volontariamente senza pentirsi, rifiutando la riprensione dello Spirito Santo tramite la coscienza, ci sono delle gravissime conseguenze. Nella prima e seconda epistola a Timoteo troviamo tre membri della Chiesa, Imeneo, Alessandro e Fileto, che, peccando volontariamente senza pentirsi, si erano sviati dalla via della giustizia ed insegnavano false dottrine. L'Apostolo Paolo dice che poiché avevano rigettato la riprensione della coscienza, rifiutando di pentirsi, avevano fatto naufragio nella fede, si erano sviati dalla verità e ed erano diventati molto pericolosi perché proponevano alla Chiesa nuove rivelazioni e false dottrine che l'Apostolo considera bestemmie e una cancrena mortale per la vita spirituale. Leggiamo. Avendo fede buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, e io ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. Prima Timoteo 1.19.20. Ma evita i discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'empietà. E la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sommono Imineo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Timoteo 2 Timoteo 2,16-18 Quindi chiunque pecca e non si pente, se persevera rigettando continuamente la riprensione della coscienza, farà naufragio nella fede sviandosi dalla verità come Imeneo, Alessandro e Fileto. Morirà spiritualmente e perderà la salvezza. Ma cosa dice Biancalana in merito ai brani citati che parlano di pentirsi, confessare i peccati e chiedere perdono? Vediamo. Oh my goodness. there are people who say that, that uh, we teach that the entire first John is written to, Gnostic, to the Gnostics.: We never say that. Don't put words in my mouth. Amen. Hey, be an honest man of God. Represent accurately, even if I, you disagree, you must represent accurately. What I said was this: The first chapter was written to the Gnostics. 1 John 1,9 is not written to the believer in chapter 1, it was written to the Gnostics, i like Jewish Gnostics. Sai che la lettera di Giacomo non è stata scritta alle chiese. No? Vuoi un'altra buona notizia? Nemmeno le due lettere di Pietro sono state scritte a te. E nemmeno la, le tre lettere di Giovanni sono state scritte a te. E voi direte: ascolta, e allora perché sono nella mia Bibbia? Ok, sulla mia email possono arrivare delle e-mail che non sono per me. Sono nella mia email, ma non le hanno scritte a ah, Walter Biancala. Hey. Nel capitolo 6 di Joseph Prince avevamo visto come falsamente quest'uomo afferma che il primo capitolo di Prima Giovanni è stato scritto agli ignostici presenti in chiesa e non ai credenti al fine di sostenere la sua falsa dottrina che non dobbiamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. Ma Biancalana è andato oltre ogni limite. Infatti ha affermato che l'epistola di Giacomo, quelle di Pietro, di Giovanni e l'epistola agli ebrei non sono state scritte ai credenti, cioè a noi, ma ad ebrei non credenti. Hanno delle cose che sono valide anche per noi, ma non sono state scritte a noi. Questa teologia è da scartare categoricamente perché è pericolosissima. Con quale autorità si permette di affermare queste cose? E con quale criterio dovremmo stabilire ciò che è per noi e ciò che non lo è? Ovviamente, Biancalana non lo dice. Ogni credente deve considerare che tutto il Nuovo Testamento è stato scritto ai credenti e le cose che sono scritte nelle epistole valgono per tutti i credenti del mondo, indipendentemente se sono essi ebrei, romani, efesini, colossesi, eccetera. Inoltre, che motivo avevano Paolo, Giacomo, Pietro e Giovanni di mandare lettere a ebrei non convertiti per insegnarli a come camminare con Cristo? Proprio a loro che non lo hanno riconosciuto come Messia e che dall'inizio hanno sempre perseguitato i cristiani? Non vi sembra inverosimile? Se uno verificasse ciò che ha detto Biancalana e andasse a leggerle, scoprirebbe che è assurdo affermare che sono state scritte a non credenti. Vediamo solo qualche esempio tratte da queste epistole. Ebrei 3:1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo il sommo sacerdote della nostra confessione di fede Gesù Cristo. Ebrei 13,18 Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ebrei 13,20-25 Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande Pastore delle Pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora vi prego, fratelli, Ritenete questa parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il fratello Timoteo è stato liberato. Se viene presto, vi vedrò con lui. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. Amen. Facciamo alcune riflessioni. Lo scrittore dell'epistola considerava fratelli in fede e santi i destinatari della lettera e chiese di pregare per loro. Gli ebrei non convertiti non erano considerati dagli apostoli né fratelli in fede e né santi e nessun apostolo avrebbe mai chiesto agli ebrei inconvertiti di pregare per loro. È da notare che i destinatari della lettera conoscevano Timoteo era considerato un fratello che abitualmente stava in loro compagnia in chiesa, non certo con gli scribi e farisei. Infine, lo scrittore chiede di salutare i loro conduttori e tutti i santi. È plausibile che chiedesse di salutare gli scribi e i farisei, ovvero i loro conduttori e coloro che li seguivano? Assolutamente no. Quindi si deduce che i destinatari della lettera erano ebrei credenti, e ciò che è stato scritto loro vale anche per tutti i credenti di qualsiasi parte del mondo. Vediamo un esempio tratto dall'epistola di Giacomo. Fratelli miei, non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria. Giacomo 2.1. Giacomo sta parlando a fratelli che avevano fede in Gesù Cristo e che lo consideravano Signore. Quindi è evidente che non sta parlando a ebrei inconvertiti. Prima Pietro 1.3. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Prima Pietro 2.2.3. Pietro si rivolge a persone rigenerate per mezzo di Gesù Cristo, che, come bambini appena nati, ovvero nati di nuovo e che hanno gustato che il Signore è buono, desiderano il latte della parola per crescere spiritualmente. Solo i veri credenti hanno la nuova nascita e hanno fatto un'esperienza personale con Gesù mediante il ravvedimento e la fede. Prima Giovanni 3, 1 Giovanni 3,1-2. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio? La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Anche Giovanni definisce i destinatari delle sue epistole figli di Dio e non si riferiva certo a persone ebree inconvertite. Ma allora, perché affermare che queste lettere non sono state scritte ai credenti? Semplice: perché quello che contengono non si allinea con gli insegnamenti di Walter Biancalana. Chiunque avrà creduto con il proprio cuore e avrà professato con la propria bocca Gesù come Signore sarà salvato e non nomina il pentimento. Dio sta aspettando che tu accetti quell'abbraccio per ritornare e quell'abbraccio di ritornare è semplicemente dire io credo Gesù che tu hai pagato il prezzo dei miei peccati, ho ascoltato il Vangelo, ti accetto come il salvatore necessario alla mia vita e nasco di nuovo dallo Spirito Santo. Non c'è bisogno... Di pentirsi c'è bisogno di cambiare mentalità. Qui Walter Biancalana sta citando per la salvezza il passo di Romani 10, 9, 10, dove non viene menzionato il pentimento ma solo la confessione e insegna le persone a ripetere una semplice preghierina senza avvedersi e pentirsi, che gli permette di essere salvate e nascere di nuovo. Leggiamo Romani 10, 9, 10. Poiché se con la bocca avrai confessato il Signore Gesù e col cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dei morti, sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Abbiamo studiato l'argomento della preghiera di salvezza tratta da questo brano nel capitolo 7 Lirio Porrello, dimostrando con la scrittura che questo passo non è stato scritto ai non credenti per insegnargli come essere salvati, ma a credenti per ammaestrarli come mantenere la salvezza. Rivediamo i tre elementi molto importanti che lo provano. Elemento 1. Tutta la lettera ai Romani è indirizzata ai credenti della Chiesa non a persone inconvertite. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere Apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, a voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati Santi. Grazie e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Romani 1, 1 e 7. Paolo definisce i Romani Santi. Solo chi è stato salvato e redento dal peccato può essere definito santo. Elemento 2. Nel capitolo 10 al verso 1 si rivolge a loro chiamandoli fratelli. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Romani 10.1. Paolo considera i Romani membri genuini della famiglia di Dio e per questo motivo suoi fratelli. Elemento 3 In tutto il capitolo 10, parlando della salvezza, non è menzionato né il ravvedimento e né la conversione a Dio. Paolo considera il ravvedimento il fondamento della fede cristiana trasmessogli da Gesù in persona, ma in tutto il capitolo non viene mai citato. Rileggiamo le parole di Paolo in Atti 26, 19 20. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai Gentili ho annunziato di ravvedersi e convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Facciamo una considerazione. In Atti 26 Paolo dice che è stato fedele al messaggio ricevuto dal Signore e ovunque è andato ha predicato alle persone di ravvedersi e convertirsi a Dio. In Romani 10, 9, 10 però, Paolo non parla né di ravvedimento né di conversione. Quindi è evidente che Paolo in Romani 10, 9, 10 non sta parlando a persone inconvertite perché vengano salvate, perché erano già fratelli e santi. Ma si sta rivolgendo a veri credenti spiegando quale rapporto con il Signore li porterà alla salvezza quando Gesù ritornerà. Walter Biancalana invece prende spunto da questo brano per far ripetere una semplice preghierina, simile alla preghiera di salvezza, dicendo che non c'è bisogno né di pentirsi né di ravvedersi, e dichiara le persone salvate. Questo Vangelo è falso, perché non è il Vangelo che hanno predicato Gesù e gli Apostoli. Vediamo cosa insegna ai credenti affinché imparino ad evangelizzare. Io desidererei condividere qualcosa di pratico su che cosa fare per portare il Vangelo ai non credenti e che cosa non fare. Numero uno, niente Bibbia. Numero due, niente preghiere. Numero tre, fatti vedere normale. Numero quattro, ascolta la persona. Che cosa fare poi? Portare un messaggio semplice che spieghi il lavoro che Gesù ha fatto per quella persona, non ciò che lei deve fare per Dio. Ascolta. E poi dopo che gli hai spiegato il Vangelo in maniera molto semplice, non hai bisogno di spiegare i versetti, lascia perdere i versetti. Spiegagli il Vangelo in maniera semplice e poi dopo invitalo a Far sì che la vita che Dio ha dato a Lui in Gesù, lui la possa ricevere, ascolta questo: il messaggio del Vangelo, ascolta questo per favore, è questo. Non è se accetti il Signore, Dio perdonerai i tuoi peccati. No, il messaggio del Vangelo è: Gesù ha pagato ogni cosa già duemila anni fa. Lui ti ha già perdonato, ma tu devi accettare questo dono. Perché se non l'accetti è un dono miliardario che rimane lì e non ti servirà mai. Siccome Dio ti ha già perdonato, Dio non, non ti sta chiedendo contro i tuoi peccati. Gesù ha pagato ogni cosa. Gesù ha pagato ogni cosa per te. Lui si è, Dio si è già riconciliato con te. Dio non è arrabbiato con te. Dio non ti sta giudicando per i tuoi peccati. Dio ti ama. Ma Gesù è anche risorto ed è vivo. E è qui e ti sta dicendo io mi sono riconciliato con te. Ti prego, lasciati riconciliare con me. Davanti a questo il cuore delle persone si apre. Perché non stai chiedendo qualcosa, stai proponendo qualcosa che è già loro. Gesù è la chiave per aprire la porta che ti permette oggi di entrare nel regno di Dio. Non domani quando te lo... Il regno di Dio è oggi. Tu puoi su quel divano chiudere gli occhi, prendere questa chiave, aprire la porta che ti fa entrare da questo mondo al regno di Dio. La vita eterna dal momento in cui questa chiave entra ti dà la connessione, usa pure il sistema di connessione. Gesù è la connessione che ti mette in connessione con il regno di Dio. È come quando metti la connessione internet, come quando metti la chiavetta. Gesù è il ponte. Hai bisogno solo di lui. Se tu accetti questo dono che è già tuo, di una riconciliazione che è già tua, quello che già ti appartiene da duemila anni prima che tu nascessi. Oggi lo puoi ricevere e poi in quel momento sentire l'unzione dello Spirito Santo. Prendi le mani della persona, gli chiudi gli occhi e ripeti con me queste parole. Gesù. Tu hai dato la mia vita per, te, per me, oggi io credo che tu sei il figlio di Dio, ti accetto nella mia vita perché in questo momento io voglio che questa porta si spalanchi e io passi dalla morte alla vita, da questo mondo nel regno del padre, i miei occhi si aprano e possa nascere di nuovo. E poi dopo che ha fatto questa preghiera puoi molto dolcemente mettere una mano e fai una preghiera semplice, Signore grazie per come ami questo che ora è diventato tuo figlio. Grazie perché il tuo amore si rilascia nella sua vita. Lascia che lo Spirito Santo ti dia in quel momento parole, eh, modi per presentare il Vangelo in modo creativo, non religioso. Non usare la Bibbia, usa lo Spirito Santo. O meglio, lascia che lo Spirito Santo usi te. Amen. Secondo Biancalana non dobbiamo andare da chi è inconvertito e parlare di pentimento dai peccati e di ravvedimento perché chiunque avrà creduto con il proprio cuore e avrà professato con la propria bocca Gesù come Signore sarà salvato e non nomina il pentimento. Dobbiamo spiegargli il Vangelo in maniera semplice. Lasciando perdere i versetti. Quindi non dobbiamo predicare la parola di Dio. E poi dobbiamo invitarlo a far sì che la vita che Dio gli ha dato tramite Gesù, lui la possa ricevere in quello stesso momento. Come? Dato che Dio lo ha già perdonato, non gli sta chiedendo conto dei suoi peccati perché Gesù ha pagato ogni cosa per lui e Dio non è arrabbiato con lui. Dobbiamo solo dirgli che deve accettare questo dono che è già suo, servendosi di Gesù come se fosse una chiavetta per la connessione a Internet, che lo connette con il regno dei cieli. Lui può prendere su quel divano questa chiave, che è Gesù, e aprire la porta che lo fa entrare nel regno. Niente pentimento dei peccati, niente ravvedimento, niente conversione, niente di niente. E poi in quel momento sentire l'unzione dello Spirito Santo, prendi le mani della persona, digli chiudi gli occhi e ripeti con me queste parole: Gesù. Tu hai dato la mia vita per, te, per me. Oggi io credo che tu sei il Figlio di Dio, ti accetto nella mia vita, perché in questo momento io voglio che questa porta si spalanchi e io passi dalla morte alla vita. Da questo mondo, nel Regno del Padre, i miei occhi si aprano e possa nascere di nuovo. E poi, dopo che ha fatto questa preghiera, fai una preghiera semplice: Signore, grazie per come ami, questo che ora è diventato tuo figlio. Questo modo di predicare il Vangelo. Non esiste da nessuna parte nella Bibbia ed è completamente falso. Mai né Gesù e né gli Apostoli hanno predicato il Vangelo in questo modo. Come abbiamo visto poc'anzi, Gesù predicò il ravvedimento per il perdono dei peccati. Ordinò agli Apostoli di fare questo e gli Apostoli, obbedendo al Signore, hanno predicato il ravvedimento e la conversione a Dio, sia ai Giudei che ai Gentili. Biancalane inoltre dice che non dobbiamo citare i versetti e non dobbiamo usare la Bibbia. Ma come fanno le persone ad ottenere la vita eterna se la Bibbia insegna che Dio salva mediante la predicazione della sua parola e della croce? Prima Corinzi 1:21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Inoltre, non è vero che Dio non è arrabbiato con i peccatori disobbedienti. Leggiamo. Ma tu, per la tua durezza del cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Romani 2,5. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3:36. Infine, da come è presentato questo modo fasullo di evangelizzare, Sembra che la salvezza consiste nella decisione della persona che sceglie di accettare o meno il dono della salvezza, senza neanche sentire nominare il ravvedimento e il pentimento dai peccati. Ma non è assolutamente così. La salvezza è un dono che Dio dà a chi ascolta il Vangelo, viene convinto e compunto dallo Spirito Santo di peccato, si umilia, si pente. Si ravvede con tutto il cuore e chiede perdono a Dio facendo opere degne di ravvedimento, come fece il figlio che, nella parabola si pentì di aver disobbedito al Padre, e come fece Zaccheo. Chiunque ascolta questo tipo di messaggio evangelistico e riceve questo dono ripetendo la preghierina che ha insegnato Bianca Lana cade nell'inganno perché non sta credendo al Vangelo di Cristo ma a un altro Vangelo falso di cui non vi è traccia nella Bibbia che non conduce la vita eterna. Prima di analizzare cosa insegna Biancalana in merito alla salvezza rivediamo un brano tratto dal capitolo 4 dello studio dove abbiamo visto cosa insegna la scrittura in merito a questo importantissimo argomento. Che cos'è la salvezza? Spieghiamolo molto brevemente. Dal momento che Adamo ha peccato disobbedendo a Dio, il peccato è entrato nell'umanità e la natura di peccato si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23 il desiderio di Dio fin dalla creazione dell'uomo e anche dopo la caduta è sempre stato quello che stessimo lontani dal peccato, obbedissimo alla sua parola e la mettessimo in pratica. Ma divenuti di natura peccatori, nessuno avrebbe potuto farlo. Nessuno di noi, per quanto si sforzi, può non peccare perché siamo schiavi e prigionieri della legge della morte e del peccato. Quindi, nessuna filosofia, buona opera o religione avrebbe potuto salvarci. In questa condizione saremmo stati perduti per l'eternità. Avevamo bisogno di un Salvatore, di qualcuno che ci liberasse dal peccato e ci desse la possibilità di cambiare natura da quella peccaminosa a quella santa capace di obbedire e mettere in pratica la parola di Dio. Dio Padre ci ha grandemente amati e duemila anni fa ha mandato il Suo unigenito Figlio Gesù per sacrificarsi sulla croce al posto nostro affinché fossimo liberati dalla nostra natura iniqua, perdonati e non fossimo più schiavi e prigionieri della legge della morte e del peccato. Ora, quando ascoltiamo il messaggio del Vangelo e crediamo con tutto il cuore in Gesù, ravvedendoci e convertendoci dal peccato per sottometterci a Dio e fare la sua volontà, il Signore ci fa diventare suoi figli. Rimuove la natura di peccato, rigenera il nostro spirito e per grazia attraverso lo Spirito Santo ci dà la potenza per obbedire e mettere in pratica la sua parola e per resistere al peccato. Questo brano biblico è in riferimento all'opera redentrice di Cristo. Ezechiele 36, 25, 27. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Questa è la salvezza. Dio che per grazia, mediante la fede, in virtù del sacrificio di Gesù Cristo, ci libera dalla legge del peccato e della morte, rimuovendo dal nostro cuore il cuore di pietra, cioè la nostra natura di peccato, e rigenera il nostro spirito, abilitandoci con la potenza dello Spirito Santo a camminare nei suoi comandamenti. Non è un dono incondizionato che non si può perdere. Esso è condizionato alla nostra fedeltà e obbedienza costante e continua al Signore e alla Sua parola, al nostro continuo ravvedimento e rifiuto del peccato. Questo processo, che è graduale, è chiamato santificazione ed è indispensabile per mantenere la salvezza fino alla fine. Ebrei 12:14 dice Procacciate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vediamo ora cosa insegna Bianca Rana sulla salvezza. Giovanni 10, 27, 29, è sempre Gesù che parla. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Noi crediamo a quello che dice Gesù o no? E lo sapete quel non in greco com'è? Ume. Uh, e non periranno mai, 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 e assolutamente nessuno, questa sarebbe la traduzione esatta dal greco. Ume. Uh, e assolutamente nessuno le rapirà dalla mia mano. Quando Gesù dice qualcosa è la verità. Ascolta, la salvezza non è qualcosa che ricevi, la salvezza è qualcosa che tu diventi. I tuoi peccati sono perdonati. Sapete quanti peccati ci sono qui dentro. Manco uno, oppure hai un'altra alternativa? Tieniti la tua religione e continua a vivere di compromessi. Tieniti la tua salvezza piccolina, che da un momento all'altro la puoi perdere, come se fossi tu che tieni il Signore e non il Signore che tiene te. Uè. Ma quella domanda: ma la salvezza si può perdere? Ma noi, Dio dentro il cervello, ci ha messo un bugno di veste e un cervello. Se tu la salvezza la puoi perdere, vuol dire che sei tu che stai tenendo la salvezza. Caro mio, è la salvezza che sta tenendo la te. Quando tu non hai costanza, cioè non continui a seguire Gesù, non perdi la vita eterna, perdi il regnare. Che mi sembra già abbastanza. Cioè, non vedi più miracoli, non c'è più favore sulla tua vita, ma no perché ti sei disconnesso. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. E voi mi direte, ma allora se io rinnego Gesù Cristo posso andare all'inferno? La risposta è sì. Ma la domanda è, ma quale nato di nuovo fa una cosa del genere? Come tutti gli altri esponenti dell'ipergrazia, anche Walter Biancalana insegna che la salvezza non si può perdere. Abbiamo già trattato questo argomento nel capitolo 6 di Joseph Prince. Ma è buono rimeditare sugli elementi più importanti e pericolosi per la salvezza che abbiamo visto in questo video. Jesus said, I give them eternal life and they shall never perish. And never there is a double negative in the Greek. o me, never, ever by any means perish. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna. E non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. E lo sapete quel non in greco come è? U, me. E non periranno mai, 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 mai. E assolutamente nessuno le rapirà dalla mia mano. Quando Gesù dice qualcosa è la verità. Come Giuseppe Prince, anche Walter Biancalana insegna che le pecore del Signore non saranno mai rapite dalla mano del Signore e non periranno mai, nel senso che non perderanno mai la salvezza perché è la salvezza che le sta tenendo. Rileggiamo Giovanni 10, 27-28 Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Sia Prince che Biancalana non fanno assolutamente caso e non danno alcuna spiegazione al verso 27 dove il Signore illustra quali sono le pecore che non periranno mai. Ed è proprio da qui che nasce l'inganno. Le pecore che non periranno mai e che non verranno mai rapite dalla mano del Signore. Sono solo quelle che ascoltano la sua voce e lo seguono, ovvero quelle che obbediscono alla sua parola, la mettono in pratica e gli sono sottomesse. Gesù pone come elemento essenziale l'obbedienza ai suoi comandamenti, sia per poter dimorare in lui e nel suo amore, e sia per seguirlo. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Giovanni 15.10 Chi non osserva la parola del Signore dimostra di non amarlo e di non voler dimorare in Lui. La fine sarà quella che verrà tagliato e gettato nel fuoco. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14,24 Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Giovanni 15.6. Quindi solo le pecore che obbediscono e sono sottomesse non periranno mai e non saranno rapite dalla mano del Signore. Ascolta, la salvezza non è qualcosa che ricevi, la salvezza è qualcosa che tu diventi. La salvezza è qualcosa che tu diventi. Ascolta, la salvezza. Questo termine che noi diventiamo salvezza non esiste nella Bibbia e non ha alcun senso logico. Mediante la fede in Gesù Cristo siamo salvati, diventiamo figli di Dio e santi, ma da nessuna parte è scritto che diventiamo salvezza. Dal momento in cui diventiamo figli di Dio abbiamo la grandissima responsabilità di conoscere la parola del Signore, crescere spiritualmente, e camminare come Gesù ha camminato su questa terra in piena sottomissione a lui. Prima Pietro 2.1.2. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Prima Giovanni 2.4.6. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. I tuoi peccati sono perdonati. Sapete quanti peccati ci sono qui dentro? Manco uno. Dire che i nostri peccati futuri sono perdonati anche se non ci pentiamo e chiediamo perdono a Dio e dire che nella vita di tutti i credenti non c'è più neanche un peccato è un'eresia di perdizione. Ciò che conta non è quello che dice Biancalana, ma quello che la Bibbia dice. Prima Giovanni 1.8.9 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perché dice che se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi? Perché nessuno di noi è arrivato al livello di crescita spirituale e di amore del Signore. Ogni giorno commettiamo errori nel percorso di crescita e lo Spirito Santo, con la sua grazia e tramite la coscienza, ci aiuta gradualmente a riconoscerli, esortandoci ad abbandonarli. Dato che Dio non obbliga nessuno, siamo noi che dopo essere stati compunti dallo Spirito Santo, dobbiamo ravvederci, abbandonarli e chiedere perdono. Leggiamo cosa dice Gesù a un anziano della Chiesa di Efeso. Apocalisse 2:45. Ma io ho questo contro di te. Che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Qui Gesù fa una riprensione molto severa all'anziano di Efeso, dicendogli che se non si fosse ravveduto ci sarebbe stato un duro giudizio contro di lui. Questo dimostra che se non ci ravvediamo e non ci pentiamo di cuore dei nostri peccati e viviamo nella disobbedienza, non solo non saremo perdonati, ma saremo giudicati. Colui che crederà al falso messaggio di Biancalana, che dice che tutti i peccati futuri sono già perdonati, non tratterà più i suoi peccati pentendosi e confessandoli a Dio. Non si curerà più della sua condotta e non ascolterà più la sua coscienza che lo spinge a ravvedersi. Tanto è già perdonato il risultato sarà un disastroso naufragio nella fede vediamo qualche frutto di questa falsa dottrina and it's simply grace is free once you believe that's it and any sins you commit after that can you imagine the result that that's having well i can tell you this so-called free grace Has really captured the churches in South Africa. And when I asked the pastors what effect that was having on Christian living, they all said the same thing. They said, We're getting a vast increase in divorce and remarriage. Isn't that interesting? Because even if it's wrong to divorce and remarriage, that's okay, you've been forgiven in advance. It doesn't matter how you live now. And that's the fruit of that wrong teaching of grace. Come abbiamo visto, il credente che crede di avere i peccati futuri perdonati può commettere qualsiasi peccato senza timore di essere giudicato, come il divorzio e il rimatrimonio, che per Dio è adulterio, e che abbiamo visto nel caso di Matteo Roveglia e Corrado Salmè, i quali, come Bianca Lana, predicano un messaggio sulla grazia completamente distorto. Quando tu non hai costanza, cioè non continui a seguire Gesù, non perdi la vita eterna, perdi il regnare, che mi sembra già abbastanza. Cioè non vedi più miracoli, non c'è più favore sulla tua vita, ma no perché ti sei disconnesso. Colui che non segue più Gesù, che è la parola di Dio, e torna a vivere nel peccato, perde altro che la vita eterna. Per poter sostenere questa falsa dottrina, bisognerebbe ridurre la Bibbia come un colabrodo per quanti brani bisognerebbe ritagliare che ci avvertano di fare attenzione al peccato per non perdere la salvezza. Citiamone qualcuno. E il Signore disse, Chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone, arrivando, troverà a far così. In verità, vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa, lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Gesù considera servi solo coloro che l'hanno ricevuto come Signore e sono stati da lui salvati. Questo servo era un credente perché sapeva che Gesù sarebbe ritornato e conosceva la sua volontà, che solo chi è nato di nuovo può conoscere. A un certo punto però aveva smesso di fare la sua volontà e cominciato a fare la sua, maltrattando e perseguitando i conservi che erano rimasti fedeli a Gesù. Il Signore dice che per questo tipo di persone il giudizio sarà molto severo. Pietro conferma le parole del Maestro riguardo ai credenti che non sono fedeli e che tornano volontariamente nel peccato. Quelli infatti, che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Pietro 2 Pietro 2,20-21 anche questi due brani confermano che coloro che sono disobbedienti e infedeli perderanno la vita eterna. Giovanni 15:6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi talci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Anche l'apostolo Paolo conferma ciò che ha detto il Signore. Romani 1119 Forse dunque dirai, i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità e tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, gli Ebrei, riguarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio. La severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Qui Paolo ribadisce l'insegnamento di Gesù avvertendo i Romani di fare attenzione a perseverare nella bontà e nell'obbedienza alla parola, perché se non si persevera nella volontà di Dio, si viene recisi e si perde la salvezza. Ebrei 10, 26, 29 Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita? colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Questo brano ci avverte che se dopo aver ricevuto la salvezza il credente torna a peccare volontariamente, oltraggia il Signore Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Se continua senza pentirsi e supera il punto di non ritorno, che solo Dio sa dov'è, ma è meglio non rischiare, la Bibbia dice che non solo perderà la salvezza, ma sarà severamente giudicato da Dio. Il brano dell'Antico Testamento qui citato si trova in Numeri 15, 30-31. Vediamolo. Ma la persona che commette un peccato deliberatamente, sia essa nativa del paese o straniera, oltraggia l'Eterno. Quella persona sarà sterminata di mezzo al suo popolo. Poiché ha disprezzato la parola dell'Eterno e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere sterminata. La sua iniquità sarà su di lei. Al tempo di Mosè, chi trasgrediva la legge di Dio intenzionalmente faceva una cosa gravissima e veniva messo a morte perché questo gesto oltraggiava il Signore. Quelli che per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo sono stati giustificati e resi santi sperimentano la grazia di Dio e realizzano quali immani sofferenze tutto ciò è costato al Signore. Se tornano a peccare volontariamente senza pentirsi, fanno molto peggio di coloro che nell'Antico Testamento peccavano intenzionalmente e sono molto più responsabili. Ecco perché in ebrei è scritto che il castigo sarà molto peggiore. Anche Ezechiele 18:24 conferma che coloro che tornano a peccare volontariamente dopo essere stati resi giusti dal Signore perderanno la salvezza. Ma se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà forse costui? tutta la giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata. Per la trasgressione che ha compiuto e per il peccato che ha commesso, egli morirà a causa di essi. Come abbiamo visto, ciò che è scritto nell'Antico Testamento è confermato anche nel Nuovo. Colui che ha realizzato quello che per amore Gesù ha sofferto per salvarci dal peccato e dall'inferno, se torna a peccare volontariamente, per Dio è molto più responsabile di un non credente. Ebrei 10, 26, 29 e gli altri brani che abbiamo visto esprimono in modo chiaro e semplice questo concetto contraddicendo l'insegnamento di Walter Biancalana che dice che i nostri peccati futuri sono tutti perdonati e che la salvezza non si può perdere. Se lo rinnegheremo... Anche egli ci rinnegherà, e voi mi direte: Ma allora se io rinnego Gesù Cristo posso andare all'inferno? La risposta è sì. Ma la domanda è: Ma quale nato di nuovo fa una cosa del genere? Biancalana ha detto che se uno rinnega il Signore perderà la salvezza, facendo credere che rinnegare significa non volerne sapere più di Gesù. Ma non è così. Leggiamo il brano da dove trae questa parola. Seconda Timoteo 2,12. Se perseveriamo, regneremo pure con lui; se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. Cosa vuol dire rinnegare il Signore? Davvero vuol dire non volerne sapere più di Gesù? La parola rinnegare proviene dal greco arneomai, che vuol dire negare, non accettare, rifiutare. Un esempio emblematico di ciò che la Bibbia intende per rinnegare il Signore lo troviamo in Pietro 2 Pietro 2,1. Vediamo: Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. È sorprendente notare che Pietro qui afferma che i falsi dottori, cioè falsi profeti, non sono persone che hanno rinnegato il Signore abbandonandolo pubblicamente, allontanandosi dalla Chiesa e tornando nel peccato in maniera evidente. Sono persone che hanno ripetutamente e senza pentimento trasgredito, negato e rigettato Gesù Cristo, ovvero la parola di Dio per introdurre di nascosto eresie di perdizione. Ma questo, purtroppo, l'hanno fatto restando all'interno della Chiesa. È proprio quello che abbiamo visto trattando i vari personaggi di questo studio, i quali hanno volontariamente abbandonato e violato la sana dottrina della parola di Dio per introdurre di nascosto false dottrine di perdizione. Vediamo altri esempi tratti dalla scrittura, ma ha sulla terra come quelli del mondo. Ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. 1 Timoteo 5:8. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disobbedienti e incapaci di ogni buona opera. Tito 1,16 Traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3:4-5. In tutti questi casi Paolo si riferisce a persone che appaiono servi del Signore nell'esteriore ma lo rinnegano non mettendo in pratica, disobbedendo e ribellandosi alla sua parola e alla potenza dello Spirito Santo. Quindi è evidente che coloro che non continuano a seguire il Signore, obbedendo la Sua parola e tornano a vivere nel peccato senza pentirsi e ravvedersi, stanno rinnegando il Signore. Saranno da Lui rinnegati e perderanno la salvezza. Uno dei punti più pericolosi della dottrina dell'ipergrazia è quello che, dopo aver ricevuto la salvezza, il credente non è più tenuto a osservare la legge perché, con la morte e la risurrezione di Gesù, la legge è stata tolta perché è stata già da lui adempiuta. Non solo: se la legge dovesse essere predicata, porterebbe le persone a peccare di più perché, secondo i sostenitori di questa falsa dottrina, la forza del peccato è la legge. Quindi più si predica la legge e più le persone sono spinte a peccare. Gesù ci aveva avvertito che negli ultimi tempi dei falsi profeti avrebbero attaccato la legge di Dio, permettendo all'iniquità, dal greco anomia che significa disprezzo e violazione della legge, iniquità, malvagità, di moltiplicarsi. E sorgeranno molti falsi profeti. E ne seduranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Matteo 24, 11, 12. Quello che vedremo con Bianca Lana è proprio uno di questi casi. Dato che uno dei promotori e sostenitori più convinti di questa teoria, che la legge non c'è più, è Joseph Prince, abbiamo già visto nel capitolo 6, punto per punto, ciò che sostengono e ciò che la parola di Dio dice a riguardo. Ma è buono rivederli andando con ordine e cominciando a spiegare qualcosa sulla legge. La parola legge nella Bibbia deriva dalla parola ebraica Torah, che significa legge, direzione, istruzione. Dio, attraverso la legge, ci ha fatto conoscere il peccato, la verità, la via della giustizia e l'amore. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Romani 7:7. La tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. Salmo 119-142. Il punto centrale della legge è l'amore. Nella legge ci viene insegnato come amare Dio, come amare noi stessi e come amare il prossimo. Dio stesso, attraverso la sua parola, ci fa sapere in che modo vuole essere amato, ovvero osservando e mettendo in pratica i suoi comandamenti. Meno legge viene insegnata e osservata, meno amore c'è verso Dio e verso il prossimo, e più l'iniquità sarà moltiplicata. Ma uso bontà fino a migliaia verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Deuteronomio 5,10 Non farai vendette e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Levitico 19,18 Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Giovanni 14,15 Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. 1 Giovanni 5, 2, 3. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. 2 Giovanni 1, 6. Non voler mettere in pratica la legge di Dio e i suoi comandamenti dimostra che non amiamo il Signore. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14:24. È buono ricordare che la salvezza si ottiene per grazia, mediante la fede, nel sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo e non mettendo in pratica la legge. Ma il desiderio di camminare nei suoi comandamenti e di metterle in pratica dimostra che veramente siamo nati di nuovo, che amiamo Dio e che stiamo camminando con Lui. Chi dice Io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in Lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in Lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Prima Giovanni 2:4-5. Approfondiremo questi concetti più avanti. Vediamo ora cosa afferma Walter Biancalana in merito alla legge di Dio. La prima cosa che compare nella resurrezione di Cristo è una pietra che viene rimossa. Con la morte e la risurrezione di Gesù la pietra della legge viene rotolata. Amen. Amen. Quello che oggi devi credere non è che oggi devi togliere la legge dalla tua vita, devi credere che la sua morte e resurrezione ha già tolto la legge. Amen. Amen. Quello che noi dobbiamo fare è non rimetterla. Amen. Amen. Dio non ha dato la legge per insegnarci una norma morale. Dio non ha mai pensato di dare la legge. Per rivelare il suo cuore e nemmeno per insegnarci una norma di comportamento, sai perché? Perché Paolo a Tito dice che la grazia di Dio ci insegna. Amen. Amen. Ma quando Gesù viene, Giovanni Battista, ultimo profeta della legge, va in carcere, la legge non c'è più. Gesù comincia a predicare, la Gerusalemme di che era sterile, comincia a partorire. Nati di nuovo, salvati, 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 salvati. Wow! E molti credono di onorare Dio dicendo: Io credo nella grazia, ma Gesù non è venuto ad abolire la legge, quindi tengo tutti e due. Gesù ha detto: Io non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a dare compimento. Quello che lui voleva dire è: Siccome nessun essere umano da esodo 20 ha mai messo in pratica la legge per diventare erede delle promesse della legge, Solo io, a motivo del fatto che non c'è peccato in me, posso adempierla. Gesù è nato sotto la legge, ha adempiuto, ha compiuto la legge, e dal momento in cui la legge è stata compiuta, non c'è bisogno che un solo altro essere umano la compia. Amen. 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 Ogni messaggio, ascolta, che produce un senso di colpa e di condanna nel tuo cuore è il regime della lettera. Ascoltami, anche se parla di Gesù. C'è un messaggio che porta condanna alla tua vita. Sai perché? Perché mette in luce il peccato. Ogni messaggio che produce condanna nella tua vita è il ministero della morte. La legge viene chiamata legge del peccato e della morte. Sai perché? Perché Paolo ha dichiarato che la forza del peccato è la legge. Quindi più tu... Che il regime della legge e più forza fai prendere al peccato nella tua congregazione. E noi che cosa facciamo? Aumentiamo il peso della legge e il peccato si sveglia ancora di più. Ascolta, ciò di cui oggi ogni uomo ha bisogno non è nella legge e nei profeti, ma in Gesù. Gesù solo, solo. Noi non siamo più nella dispensazione della legge, non siamo più nella dispensazione dei profeti, noi siamo nel tempo in cui Gesù Cristo è il Re del Re, è il Signore del Signore. La grazia è la verità, non la legge. Usa la parola di Dio per predicare il Vangelo, non la parola di Dio. Ma questo è il fondamento. Tu devi ricordare che ciò che ha tolto il potere ai principati e alle potenze è stato il fatto che Cristo ha non solo pagato i tuoi peccati, ma ha tolto di mezzo i comandamenti adempiendoli che davano a questi principati la loro forza. La forza del peccato è la legge. Lui ha inchiodato il manoscritto la legge alla croce e non andare a ritirarla fuori. Se tu ritiri fuori la legge, ritiri fuori le passioni. Ascolta, sai come Satana fa a portarti all'adulterio? Vada un demone nel suo quartier generale e dice: Demone di adulterio, vai da quella donna e digli fai adulterio, fai adulterio, fai adulterio. No, Satana fa così: chiama un demone, gli mette la Bibbia in mano e gli dice: Vai a predicare la legge nella testa di quel pastore e che la porti domenica in chiesa, fratelli. Se voi peccate di adulterio, andate tutti all'inferno. Amen? Amen. Che è vero. La Bibbia dice, se tu fai quelle cose, vai all'inferno. Non dovete peccare di adulterio. Guai, e vi faccio vedere l'adulterio per un'ora. Contempli l'adulterio quando esci, cosa hai davanti a te? E cosa fai? Che seme ho piantato? Perché ogni seme fa frutto in accordo alla sua natura. Se io ti predico la legge, tu hai il seme della legge. E quindi se ne è la carne, e il frutto della legge è la ribellione. Sono talmente tante le eresie contenute in questo video che, se si dovessero illustrare tutte fino in fondo, ci vorrebbero uno studio di otto ore. Cercheremo quindi di approfondire quelle più eclatanti: Con la morte e la risurrezione di Gesù, la pietra della legge viene rotolata. Amén. Quello che oggi devi credere, non è che oggi devi togliere la legge dalla tua vita, devi credere che la sua morte e resurrezione ha già tolto la legge. Amen. Amen. Quello che noi dobbiamo fare è non rimetterla. Amen. Amen. Secondo Biancalana, con la morte e la resurrezione di Gesù, la legge è stata tolta e consiglia ai credenti di non rimetterla. Ma questo è completamente falso perché contraddice in pieno le parole del Signore che dice. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5, 17, 20. Molti credenti, seguendo il falso insegnamento di Biancalana, che Gesù ha tolto la legge e che quindi è passata, non fanno caso a dei dettagli di importanza vitale, che sono contenuti in questo brano che riguardano la rimozione della legge. Gesù stesso ha detto quando passerà la legge. Rileggiamo il verso 18. Perché in verità vi dico: finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota, un solo apice della legge, passerà prima che tutto sia dempiuto. Domanda: Il cielo e la terra sono passati? Le profezie riguardanti gli ultimi tempi si sono adempiute? È evidente che no, deve ancora avvenire il rapimento, la tribolazione, il ritorno del Signore, il millennio, eccetera. Vediamo quando l'evento a cui il Signore si riferisce avverrà, che determinerà l'adempimento di tutto ciò che è scritto e anche l'adempimento della legge dei profeti. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Allora colui che sedeva sul trono disse, Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora, è fatto. Apocalisse 21, 1, 5 e 6. In Matteo 5, 18, quindi, Gesù si riferisce al tempo in cui, dopo il millennio e dopo il giudizio universale, tutto sarà adempiuto, compresa la legge e i profeti. I cieli e la terra passeranno e vi saranno nuovi cieli e nuova terra. Inoltre, nei versi seguenti, Gesù insegna che coloro che trasgrediscono i comandamenti saranno chiamati minimi nel Regno dei Cieli, il che non è certo rassicurante. Questo dimostra che il credente deve osservare e insegnare la parola di Dio, la sua legge, correttamente e non toglierla. Dio non ha dato la legge per insegnarci una norma morale. Dio non ha mai pensato di dare la legge per rivelare il suo cuore, e nemmeno per insegnarci una norma di comportamento, sai perché? Perché Paolo a Tito dice che la grazia di Dio ci insegna. Amen. Biancarana ha detto delle cose molto pesanti perché ha affermato che Dio non ci ha dato la legge per insegnarci una norma morale. Di comportamento e per rivelarci il suo cuore. Quello che ha detto è assolutamente antibiblico. In tutta la scrittura la legge viene magnificata ed esaltata come fonte di vita, insegnamento, correzione, istruzione, benedizione e santificazione. Leggiamo qualche brano. Beati quelli la cui via è senza macchia e che camminano nella legge dell'Eterno. Beati quelli che osservano i suoi precetti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma che camminano nelle sue vie. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa far cadere. Beato l'uomo che tu correggi, o eterno, e che istruisci con la tua legge. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Da ciò che abbiamo letto si deduce che la legge di Dio è indispensabile per crescere nell'amore, nella giustizia, nella santificazione e nella conoscenza per compiere le opere buone che Dio desidera. Paolo stesso dichiarava apertamente di credere alla legge e ai profeti ed era il soggetto della sua predicazione e del suo insegnamento. Leggiamo cosa è scritto in Atti. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Atti 24.14. Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Atti 17,11 Come abbiamo visto, Paolo credeva e insegnava la legge ai profeti. E coloro che avevano sentimenti nobili, ovvero gli abitanti di Berea, investigavano e confrontavano le cose che Paolo gli insegnava con le scritture che erano da loro considerate fondamentali. È il contrario di ciò che afferma Biancalana, che dice «Ciò di cui oggi ogni uomo ha bisogno non è nella legge e nei profeti, ma in Gesù. Davvero, Gesù solo, solo lui». Cosa vuol dire allora quello che ha detto Biancalana dicendo che la grazia di Dio ci insegna? Una premessa importante. Dio non ci ha salvati per le opere e per aver messo in pratica la legge, ma per grazia mediante la fede. La grazia, dal greco caris, vuol dire favore immeritato, gentilezza amorevole. Grazia è Dio che sceglie di salvarci dal peccato tramite il sacrificio di Suo Figlio Gesù Cristo e di benedirci piuttosto che maledirci come merita la nostra condotta peccaminosa. È la Sua benevolenza ai peccatori immeritevoli. Chi ci fa realizzare e manda ad effetto queste cose nella nostra vita è lo Spirito Santo, che è chiamato lo Spirito della grazia, che dopo aver rigenerato il nostro Spirito in seguito al ravvedimento e alla fede, ci viene dato come consolatore, guida e insegnante della parola di Dio. Leggiamo. Ma il consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, Giovanni 14,26. Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito, e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà». Giovanni 16:13, 14. Gesù ha detto che lo Spirito Santo dirà le cose che ha udito prendendo da Lui per annunziarlo a noi. Gesù è la parola di Dio. Quindi lo Spirito Santo ci insegnerà e ci guiderà con la parola, la legge. Dal momento in cui nasciamo di nuovo, Egli comincia nella nostra anima un'opera di santificazione e purificazione, perché lo Spirito umano viene rigenerato all'istante, ma l'anima, ovvero i nostri pensieri, i modi di fare e il nostro carattere hanno bisogno di essere purificati e rinnovati progressivamente. E non vi conformate a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Romani 12.2 come avviene questa crescita spirituale e la purificazione dell'anima? Con la conoscenza e l'ubbidienza della parola di Dio attraverso l'aiuto dello Spirito della grazia. Prima Pietro 2, 1 Pietro 2,1 Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Prima Pietro 1 Pietro 1,22 Il desiderio di Dio è che cresciamo spiritualmente e che diventiamo sempre più simili a Gesù. Durante il cammino per la crescita spirituale commettiamo errori e peccati, a volte consapevoli e a volte inconsapevoli. La predicazione e l'insegnamento della parola li portano alla luce e ce li fanno conoscere. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Timoteo 4, 2 Timoteo 4,2 E qui entra in azione lo Spirito Santo, lo Spirito della grazia che, attraverso la coscienza, con amore ci fa sentire in che cosa abbiamo sbagliato e stiamo sbagliando, convincendoci di peccato. E ci spinge interiormente a chiedere perdono al Signore per ricevere grazie e perdono. Prima Giovanni 1.8.9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Se non lo facciamo e rigettiamo ripetutamente l'esortazione della coscienza che tramite lo Spirito Santo ci spinge a pentirci, stiamo commettendo un peccato gravissimo. Stiamo volontariamente oltraggiando e offendendo sia Gesù, per il sacrificio che ha fatto per salvarci dai peccati passati e dal peccato che siamo tornati a compiere intenzionalmente, e sia lo Spirito della grazia. Se caparbiamente continuiamo, perderemo la salvezza. Ebrei 10, 26, 29. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggior castigo pensate voi merita? Colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Ma quando Gesù viene, Giovanni Battista, ultimo profeta della legge, va in carcere, la legge non c'è più, Gesù comincia a predicare, la Gerusalemme di lassù era sterile comincia a partorire, nati di nuovo, salvati, 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 salvati. Wow! Ciò che ha affermato Biancalana non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Non esiste alcun brano biblico che afferma che Giovanni rappresenta la legge e che nel momento in cui va in prigione la legge non c'è più. Inoltre, fino a che Gesù non è morto e risorto, nessuno poteva nascere di nuovo ed essere salvato. Come abbiamo visto in tutto il capitolo per il ravvedimento, per la predicazione del Vangelo, per le epistole non per noi e per la salvezza, Biancalana è solito togliere e distorcere contenuti della scrittura aggiungendo cose che non sono scritte da nessuna parte di pura invenzione umana. Vediamo un altro esempio. E poi nel libro dell'Apocalisse è scritto che chi non viene trovato, scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno di fuoco. Ok, ma quando noi riceviamo Gesù Cristo, il nostro nome viene scritto nel libro della vita. Ora noi sappiamo che... L'inchiostro, tra virgolette, che è stato usato per scrivere il nostro nome, che cosa è? È il sangue di Gesù. E il sangue è una delle cose che si toglie meno dai vestiti quando si macchiano. E il Signore mi ha detto, ma se il sangue viene via male da un tessuto, com'è possibile che il sangue di mio figlio venga via dal libro della vita? Amen. Biancarana non si fa scrupolo di affermare che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita con il sangue di Gesù, cosa che non è scritta da nessuna parte nella Bibbia. Non solo, ma Dio gli avrebbe detto che dato che il sangue viene via con fatica dai vestiti, come può il sangue di suo figlio venire via dal libro della vita? Domanda, ma a che scopo insegnare questo? Ovviamente per sostenere la falsa dottrina che il credente non può in alcun modo perdere la salvezza. E molti credono di onorare Dio dicendo io credo nella grazia, ma Gesù non è venuto ad abolire la legge e quindi tengo tutti e due. Gesù è nato sotto la legge, ha adempiuto, ha compiuto la legge e dal momento in cui la legge è stata compiuta non c'è bisogno che un solo altro essere umano la compia. Bisogna specificare cosa vuol dire che Gesù ha adempiuto e compiuto la legge, altrimenti si portano i credenti nella confusione e nella falsa dottrina. Rileggiamo le sue parole. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico... Finché il cielo e la terra passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Matteo 5, 17, 19. Nello stesso versetto Gesù dice che non è venuto a togliere la legge ma a portarla a compimento. Cosa vuol dire questo? Facciamo una considerazione. Gesù non ha compiuto tutta la legge mettendo in pratica tutti i comandamenti perché ci sono norme che riguardano le donne partorienti, i giudici, gli agricoltori eccetera. Gesù ha adempiuto la legge portando a compimento il piano di salvezza e adempiendo tutte le scritture dell'Antico Testamento che riguardavano il piano di redenzione, ma non l'ha tolta. Luca 24, 44 Poi disse loro: Queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Nessuno deve più adempiere la legge solo in merito ad ottenere la salvezza, in quanto è per grazia mediante la fede. Ma come Gesù stesso ha affermato, siamo chiamati ad osservare i suoi comandamenti, anche i minimi. Ed è dall'obbedienza alla sua parola che dimostriamo di amarlo. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Non è assurdo pensare che poiché Gesù si è battezzato adempiendo la legge, il credente non è chiamato a battezzarsi? O perché Gesù non ha commesso peccati di menzogna, fornicazione, adulterio adempiendo la legge, il credente può commetterli senza correre alcun pericolo? Tutto questo insegnamento non ha alcun fondamento scritturale e l'unica legge che non siamo chiamati più ad osservare è quella cerimoniale che riguarda i sacrifici. Ogni messaggio, ascolta! che produce un senso di colpa e di condanna nel tuo cuore, è il regime della lettera. Ascoltami, anche se parla di Gesù. Ogni messaggio che produce condanna nella tua vita è il ministero della morte. Ma alcuni dicono no, perché lo Spirito Santo viene per convincerci di peccato. Dai, alza la mano, dove sei? Convince di peccato il mondo che non crede in lui. Ma se i tuoi peccati sono stati perdonati, come può lui convincerti di qualcosa che è stato legalmente cancellato dall'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? E mi convincerà il mondo di peccato. Biancalana ha affermato che ogni messaggio che produce un senso di colpa e di condanna è il ministero della lettera e della morte, ovvero quello della legge. Anche questo insegnamento è falso ed è da rigettare integralmente. Per comprendere la pericolosità di questa falsa dottrina, andiamo a rivedere le due epistole di Paolo ai Corinzi. Nella prima epistola, Paolo li riprende severamente con la parola perché camminavano nella carne e nel peccato. Leggiamo. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Dico questo per farvi vergogna, così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio fra voi fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi. Negli oltraggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio. In seguito a questa severa riprensione ed esortazione, i corinzi sono stati convinti, compunti nel cuore e rattristati. È quello che la scrittura insegna che succede a chi viene ripreso e corretto. Ebrei 12,11 Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono esercitati per mezzo suo. I Corinzi hanno quindi sentito forte il senso di colpa e la tristezza ad opera dello Spirito Santo. E cosa hanno fatto dopo? Vediamo. Poiché, anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Seconda Corinzi 7, 8, 10. I Corinzi, dopo la riprensione di Paolo, si sono ravveduti e Paolo se ne compiace. Come abbiamo visto, la tristezza secondo Dio, ovvero per mezzo della riprensione della sua parola ad opera dello Spirito Santo, produce ravvedimento a salvezza. È esattamente il contrario di ciò che afferma Biancalana che sostiene addirittura che se veniamo rattristati da ciò che viene predicato dalla legge, è il ministero della morte, in quanto non possiamo essere compunti di peccato dallo Spirito Santo, perché i nostri peccati sono già tutti perdonati. La legge viene chiamata legge del peccato e della morte. Sai perché? Perché Paolo ha dichiarato che la forza del peccato è la legge. Quindi più tu predichi il regime della legge e più forza fai prendere al peccato nella tua congregazione. E noi che cosa facciamo? Aumentiamo il peso della legge e il peccato si sveglia ancora di più. Walter Biancarana definisce la legge perfetta di Dio la legge del peccato e della morte che quando viene predicata fa sì che il peccato si svegli nella congregazione. È l'esatto contrario di ciò che dice la parola di Dio. Paolo a Timoteo dice «Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera». E ancora «Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signor nostro Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione nel suo regno. Predica la parola». Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Timoteo 4, 1, 2 Timoteo 4:12. L'apostolo Paolo insegnava che la parola di Dio, cioè la sua legge, quando è predicata e insegnata, produce santificazione e crescita spirituale nella vita dei credenti. Quindi, Pregava ed incoraggiò Timoteo a insegnare, riprendere, esortare e correggere attraverso la scrittura, perché voleva che le persone maturassero spiritualmente per ogni buona opera e perché voleva che per mezzo della grazia si allontanassero dal peccato. È da notare che Paolo si riferiva alla legge contenuta nell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto. Veniamo ora alla distorsione della scrittura più terrificante e pericolosa che ha fatto Biancalana. Ha detto che la legge di Dio è la legge del peccato e della morte e più si predica la legge, più il peccato prende forza perché sempre secondo lui la forza del peccato è la legge. Vediamo dove Paolo spiega questo importantissimo argomento. Punto fondamentale. Paolo, parlando della legge di Dio, la definisce santa, buona e giusta. Romani 7,12 Così la legge è certamente santa, è il comandamento, santo, giusto e buono. Può qualcosa che è santo, buono e giusto portarci a peccare di più? Si può credere una tale sciocchezza? Ma andiamo avanti. In Romani 7,21-25 Paolo afferma io scopro dunque questa legge che, volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque, con la mente, servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Paolo qui afferma di avere il desiderio di mettere in pratica la legge di Dio, ma di essere impossibilitato a farlo a causa del male presente in lui, che lo rende schiavo della legge del peccato e della morte che è nelle sue membra. Noi la chiameremmo la natura di peccato che tutti gli uomini hanno. È da notare che che la legge di Dio è fuori da lui e lo porta a voler fare il bene. La legge del peccato e della morte è in lui, all'interno del suo corpo e delle sue membra. Lo rende schiavo e lo porta a fare il male. Quindi la legge di Dio è esterna a lui e lo porta a voler fare il bene. La legge del peccato e della morte è in lui e lo porta a essere schiavo e a fare il male. Poteva Dio liberarci dalla legge che ci insegna a fare il bene, ad amare Dio, noi stessi e il prossimo e lasciarci sotto il dominio di una legge che ci porta a fare il male e a peccare? Assolutamente no. Infatti, in Romani 8, 1, 2, Paolo ci rivela da quale delle due leggi che abbiamo visto da lui descritte il Signore ci ha liberati per mezzo del suo sacrificio. Ora dunque. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi il Signore ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte e non dalla legge di Dio. Biancalana ha poi detto che la forza del peccato è la legge e che più la legge viene predicata, più il peccato prende forza. È lo stesso concetto che abbiamo visto insegnare da Joseph Prince nel capitolo 6. Rivediamo ciò che ha scritto nel suo libro Destinati a regnare. La Bibbia è molto chiara riguardo al fatto che la forza del peccato è la legge. Non è la grazia che dà alle persone la forza di peccare, è la legge. Più sei sotto la legge, più il peccato ha forza. Perciò, quando i predicatori vedono più peccato, predicano ancora di più della legge. Questo, amico mio, è come aggiungere legna sul fuoco, perché la forza del peccato è la legge. Il peccato è rafforzato quando è predicata ancora più legge. Prince e Biancalana citano prima Corinzi 15,56 dove Paolo fa questa affermazione sul peccato e sulla legge. Se come abbiamo visto nelle epistole a Timoteo l'istruzione, l'esortazione e la correzione per mezzo della legge porta le persone a crescere spiritualmente e a santificarsi per mezzo della grazia per non peccare, cosa vuol dire che la forza del peccato è la legge? Quando la legge viene predicata, colui che sta commettendo peccato riceve come una sculacciata nello Spirito per mezzo dello Spirito Santo ad opera della coscienza e si sente turbato per ciò che di sbagliato ha fatto. Quindi, la legge e la grazia lavorano insieme. La legge dà forza al peccato che abbiamo commesso facendoci sentire male nello Spirito. La grazia ci spinge a ravvederci ed andare a Dio per ricevere la sua grazia e il perdono. Ecco perché Paolo supplicava a Timoteo di non smettere mai di esortare, correggere e istruire attraverso la parola di Dio. La forza del peccato è la legge. Se tu ritiri fuori la legge, ritiri fuori le passioni. Ascolta, sai come Satana fa? A portarti all'adulterio. Vado un demone nel suo quartier generale e dice demone di adulterio, vai da quella donna e digli fai adulterio, fai adulterio, fai adulterio. No. Satana fa così. Chiama un demone, gli mette la Bibbia in mano. Gli mette la Bibbia in mano. Gli mette la Bibbia in mano. E gli dice vai a predicare la legge nella testa di quel pastore e che la porti domenica in chiesa. Fratelli, se voi peccate di adulterio andate tutti all'inferno. Amen. Non dovete peccare di adulterio, Guai e vi faccio vedere l'adulterio per un'ora. Contempli l'adulterio quando esci cos'hai davanti a te. E cosa fai? Che seme ho piantato. Perché ogni seme fa frutto in accordo alla sua natura. Se io ti predico la legge, tu hai il seme della legge e quindi sei nella carne. E il frutto della legge è la ribellione. Di tutti gli insegnamenti di Biancalana visti finora, quello che ha portato in questo video è il più grave e offensivo contro Dio e contro la sua parola. Ha affermato che il diavolo, per far commettere adulterio a qualcuno, manda un demone a convincere il pastore a predicare in chiesa contro l'adulterio. Chi durante la predicazione ascolta questo messaggio e riceve il seme della legge, viene portato alla ribellione e a compiere le opere della carne. È la stessa cosa che insegna Joseph Prince. Mettendo il sesso sotto la legge non produce il frutto, ma produce le opere della carne. So long before we see idolatry or adultery. Prima che noi possiamo vedere adulterio o idolatria, has under the law. qualcuno che entra in queste cose è andato sicuramente sotto la legge. E prima di commettere adulterio, queste persone stanno vivendo pienamente nella legge. And then we see the works of the flesh. E poi automaticamente si vede eh, le conseguenze e le opere della carne. La legge non è stata eh, data per portare santificazione, la legge è stata data per portare fuori il peccato dalla tua vita. Questa dottrina è da rigettare categoricamente perché afferma che la legge di Dio porta le persone alla tentazione inducendole a commettere peccato. Vediamo cosa dice la Bibbia in Giacomo 1, 13, 15. Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza è concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Giacomo afferma che le persone non sono tentate dalla predicazione della legge, ma dalla propria concupiscenza, che se non viene controllata porta al peccato e quindi alla morte. Un esempio che calza a pennello lo troviamo nella vita di Davide. Se fosse vero ciò che afferma Biancalana, nella Bibbia ci sarebbe scritto che Davide avrebbe commesso adulterio dopo aver ascoltato una predicazione della legge sul divieto di commettere adulterio per mezzo di un sacerdote. Ma non fu la legge a portarlo a peccare. Fu la sua concupiscenza e il fatto che guardò Bathsheba fare il bagno nuda che lo portarono alla tentazione a commettere peccato. Come Davide fece adulterio per la tentazione di guardare una donna nuda, oggi tanti credenti fanno lo stesso peccato per la concupiscenza e perché cadono nella tentazione di guardare siti pornografici e perché desiderano avere rapporti con altre donne o con altri uomini. Non è certo perché ascoltano la predicazione della parola di Dio contro il peccato di adulterio. Poi ha detto che ogni seme fa frutto in accordo alla sua natura. Se ti predico la legge, hai il seme della legge e sei nella carne, e il frutto della legge è la ribellione. Anche Gesù paragona la parola di Dio, cioè la legge, a un seme, ma la spiegazione che dà al frutto che porta è l'esatto opposto di quello che insegna Biancalana. Leggiamo. Ora, mentre si radunava una grande folla ed accorreva a lui gente da ogni città, egli disse in parabola, un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via e fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. E un'altra parte cadde sulla roccia e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. E un'altra parte cadde fra le spine, e le spine cresciute insieme la soffocarono. Un'altra parte invece cadde in buona terra, germogliò e fruttò il cento per uno. Dette queste cose esclamò, Chi ha orecchie da udire oda. Or questo è il significato della parabola. La semente è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia. Costoro però non hanno radice, credono per un certo tempo, ma al momento della prova si ritirano indietro. E la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita, e non giungono a maturità. Ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Luca 8, 4, 8 e 11, 15. Gesù in persona qui insegna quello che abbiamo visto in tutto lo studio. Afferma infatti che coloro che ascoltano la parola, ma non la ricevono e non la mettono in pratica con perseveranza per i motivi che ha descritto, non porteranno buon frutto per la salvezza. Ma coloro che ascoltano la parola, la ritengono in un cuore buono e onesto e la mettono in pratica, portano buon frutto, il frutto che piace al Signore, ed entreranno nel regno dei cieli. In conclusione, vediamo cosa dice Giovanni. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la Sua parola, l'amore di Dio in Lui è perfetto, da questo conosciamo che siamo in Lui. 1 Giovanni 2, 4, 5 E infine ci fa un avvertimento molto importante contro chi predica false dottrine come quelle che abbiamo visto. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. 2 Giovanni 1,8.11. Facciamo ora il lupo test su Walter Biancalana. Lupo test Walter Biancalana insegna che non c'è bisogno di ravvedersi né di pentirsi per essere salvati. Tutti i nostri peccati sono perdonati e non c'è bisogno di pentirsi e chiedere perdono. Per avere la salvezza, basta ricevere il dono della vita eterna con una semplice preghierina, senza ravvedersi. La salvezza non si può perdere. L'epistola di Giacomo non è stata scritta alla Chiesa. Quindi non è stata scritta a noi credenti, come le lettere di Ebrei, Pietro e Giovanni, che non sono state scritte a noi, anche se sono nella nostra Bibbia. La legge di Dio è stata tolta e non dobbiamo rimetterla. La legge perfetta e santa di Dio è la legge del peccato e della morte, e quando viene predicata porta le persone a peccare di più e a vivere nella carne e nella ribellione. Queste cose sono contro Dio e contro la sua parola? Esame non superato. Alla luce di ciò che insegna la scrittura, Walter Biancalana è da considerarsi un falso profeta. Lo studio sui falsi profeti è terminato, ma lo studio della parola di Dio e delle sue meravigliose dottrine è appena iniziato. Fin dal principio, il nostro desiderio è stato quello di condividere studi biblici per l'edificazione e l'insegnamento del corpo di Cristo e non solo quello di smascherare i falsi profeti e le loro false dottrine. Bisognava però prima demolire le costruzioni abusive di falsi insegnanti e dare ai fratelli gli elementi essenziali tratti dalla scrittura per identificare i falsi profeti e le false dottrine che oggi più che mai stanno invadendo le comunità. Da fine gennaio 2020 cominceremo una serie di studi biblici molto importanti per conoscere a fondo sia le dottrine fondamentali da molti personaggi, visti anche nello studio, distorte, e sia quelle di livello superiore più avanzato. Saranno disponibili sia sul canale YouTube Salvezza per Grazia, sia sul sito salvezzapergrazia.com e sia su Facebook. Confidiamo in Dio di essere stati di benedizione e di continuare ad esserlo, credendo anche nel sostegno di tutti i fratelli in Cristo che con tutto il cuore amano il Signore e la sua parola e sono pronti a pagare il prezzo per questo e per essere parte del grande risveglio che Dio manderà sulla terra prima del suo ritorno. Dio vi benedica e a presto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.